Stiamo vivendo un momento un po' strano, cioè da dopo le ferie dello scorso anno si è creata una contrazione vistosa delle offerte del 15% che nei primi mesi di quest'anno si è ulteriormente accentuata fino al 20% in meno delle offerte rispetto all'anno precedente. Vi dicevo, mettetemi a mio posto, cari amici. Poi anche con tutti gli obblighi che abbiamo, nei confronti della Radio Maria, specialmente dell'Africa, che sono appena iniziati, che hanno bisogno di aiuto e che comunque si danno da fare, perché gli africani, devo dire la verità, ci stanno dando un esempio di attaccamento e di sacrificio che è incredibile. Insomma, raccolgono le offerte in Africa molto più di quanto noi pensavamo, insomma. Rapidamente alcune radio sono arrivate a essere autonome, no? Quindi, per dire, però altre no. E allora io mi sono chiesto, ma come mai questa contrazione? Mi pare un po' la crisi si sente, però insomma, la crisi era anche forse ancora più forte negli anni precedenti. Però queste cose sono un po' cicliche, sono verificate anche negli anni precedenti. Ogni volta che abbiamo suonato il campanello d'allarme, devo dire attenzione, ogni volta che ne è passato abbiamo suonato il campanello d'allarme, abbiamo detto attenzione ragazzi che qui andiamo male, la gente ha risposto. Io ho fiducia che rispondo anche stavolta, perché comunque insomma non è che siamo proprio con l'acqua alla gola. Sì, ci sono delle persone povere, sappiamo che ce lo scrivono, ce lo dicono, però insomma c'erano anche lo scorso anno, insomma anche 2 anni fa per dire, no? Pure siamo riusciti a tenere la botta, pure c'è un po' di, come si dice, un po' di, a mio parere, non si perde tanto su quelli che aiutano. Mi dico, no, ma tanto la Madonna ci pensa. Sì, vabbè, ma ci pensa attraverso di voi, cari amici. Quindi la sostanza del discorso è questa: vi ho dato un messaggio di allarme, bisogna rimboccarsi le maniche. Facciamo 2 cose. Prima cosa da fare, vi ho detto, è quella di cominciare a fare una bella offerta adesso tutti quanti, quelli che ascoltano a Radio Maria per la Pasqua, e poi essere un po' più continui nell'elenco delle spese messine, mettiamo Radio Maria, insomma, per quanto ognuno ha il suo budget e per quanto sia, come vi ha sempre fatto negli anni precedenti, insomma. Vi ho detto, non facciamoci un padre al diavolo, perché lui è furbo. E questa è una cosa, e questa radio dà molto fastidio, perché avvicina molta gente a Dio, è una radio di preghiera, gli dà molto fastidio. Poi cerca di convincere la gente, ma sì, lasciala. No, portiamola avanti, cari amici, che questa qui fa tremare le porte dell'inferno. Radio Maria fa tremare le porte dell'inferno.